La rivolta di Giustrai, movimentata manifestazione degli operatori del Versilandia Park davanti al municipio per chiedere al sindaco di Forte Re Marmi di non cancellare Luna Park, duri attacchi a Mursi e i sindacati mediano. La candidata è Susanna Ceccardi, il centrodestra deciso, l'europarlamentare leghista sfiderà Eugenio Giani alla presidenza della regione Toscana, tramontata definitivamente la candidatura di Massimo Mallegni. Rubavano l'oro per rivenderlo, arrestati dai carabinieri due malviventi accusati di vari furti e rapine fra Massarosa, Camaiore e Viareggio, rinvenuti nel blitz anche quadri d'autore rubati. Il raduno degli alpini in riva al mare, Viareggio ripresenta la candidatura per accogliere la 95esima adunata dell'Associazione Nazionale prevista a maggio 2023 con centinaia di migliaia di persone. Fiocchi azzurri speciali, due nascite in due giorni tra Viareggio e Massa, assistite telefonicamente dal personale del 118, il lieto evento alla Croce Verde a Viareggio e tra le mura domestiche a Massa. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi in Versilia e dunque in primo piano la manifestazione di protesta dei Giostrai a Forte Re Marmi chiedono di salvare Luna Park storico, quello che l'amministrazione comunale ha deciso di trasferire e ridurre una manifestazione agitata di fronte al municipio, alla fine un incontro fra l'amministrazione e i rappresentanti dei sindacati. Sentiamo i particolari in questo servizio. Vogliamo sapere dov'è la piazza? La rabbia dei Giostrai si è riversata di fronte al municipio di Forte Re Marmi per chiedere all'amministrazione comunale di tornare indietro sulla chiusura dello storico Luna Park di Vittoria Puana. Gli operatori di Versilandia Park per tutta la mattina hanno protestato chiedendo di essere ricevuti. Un sit-in molto movimentato con attacchi durissimi rivolti al sindaco Bruno Mursi, accusato di aver messo sul lastrico 50 famiglie che dal 1977 vivono con le attrazioni ospitate nei terreni sul lungomare al confine col Cinquale. Non sono mancati momenti di tensione. È stato necessario persino l'intervento delle forze dell'ordine a presidiare la manifestazione e in alcuni casi gli assessori sono stati scortati all'uscita dal comune. Il sindaco ci ha levato l'aria, ci ha tolto il lavoro e noi non ci diamo per vinte, perché noi siamo mamme, donne di famiglia, questo è un gruppo di gente per bene, paghiamo le tasse, cittadini italiani, siamo piccoli imprenditori, anche grandi imprenditori, giostre che vengono da tutte le parti d'Italia, non c'è un perché, vogliamo il nostro lavoro. Se tutti i sindaci d'Italia tolgono 50 partite IVA, l'Italia dove va a finire, che siamo noi che paghiamo le tasse? 50 famiglie, Luna Park è da 40 anni che vivo. 43 anni. 43, via. E vogliamo lavorare, basta, come d'altronde è giusto dire. Se uno per lavorare deve manifestare, siamo messi male oggi in Italia. Se il sindaco non ci riceve, arriveremo qua con tutti i nostri mezzi e bloccheremo il Forte Re Marmi. Alla fine sono stati ricevuti i segretari provinciali della CGIL di Lucca e Massacarrara. Abbiamo chiesto al sindaco di tenere conto della situazione straordinaria dovuta alla pandemia per lasciare il Luna Park per un'ultima estate ancora, ha fatto sapere Rossano Rossi. Ma resta ferma la posizione della giunta Mursi, che nelle prossime ore terrà una conferenza stampa. Certo è che lo sfratto dei Giostrai era di fatto concordato da due anni in un'intesa siglata dal sindaco con i sindacati. Un addio approvato anche dal Consiglio Comunale il 29 maggio scorso, senza alcun voto contrario. Il comune ha infatti stabilito che il Luna Park sarà trasferito, in spazi molto ridotti, lungo la via Vico, nei pressi dell'uscita dell'autostrada, in terreni comunali che ancora però devono essere adeguati. E ricordiamo appunto che nelle prossime ore ci sarà una conferenza stampa dell'amministrazione comunale, come sentivamo nel servizio, in cui verrà chiarita la posizione del comune di Forte Re Marmi. Per il servizio ringraziamo per le immagini Luciano Bianco. La cronaca adesso: sono stati arrestati i presunti responsabili di una serie di furti e di rapine messe a segno in Versilia da gennaio a oggi. I carabinieri hanno individuato Gennaro Bonavoglia, 50enne napoletano, e Antonio Russo Junior, 26enne versiliese, accusati di vari colpi e danni di attività e abitazioni. A partire dalla rapina del 10 gennaio in una tabaccheria di Bozzano, il più giovane del duo, con volto travisato armato di revolver, aveva minacciato di morte il titolare, si era fatto consegnare l'orologio da polso, ha strappato la collanina, era fuggito a bordo di
un'auto sulla quale lo attendeva il complice. Le immagini della videosorveglianza hanno portato ad individuare la targa dell'auto e dalle indagini è emerso che due sono responsabili anche di altri furti a Camaiore, Massarosa e Viareggio. Il blitz all'alba nelle due abitazioni dei due arrestati, anche questi quadri che vedete adesso, quadri d'autore, sono stati rinvenuti secondo i carabinieri di Massarosa, verosimilmente sono proventi di furto. Ancora però si sta indagando per capire chi sia il proprietario. Intanto i due si trovano in carcere a Lucca. E veniamo adesso alla pagina politica. La corsa verso le elezioni regionali sarà Susanna Ceccardi, la candidata del centrodestra, che sfiderà il presidente del Consiglio regionale e candidato governatore del centrosinistra Giani. Sentiamo. Sarà Susanna Ceccardi la candidata del centrodestra alle elezioni regionali della Toscana che si svolgeranno il prossimo settembre. Sul nome dell'europarlamentare hanno trovato l'accordo Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Tramonta quindi definitivamente l'ipotesi della candidatura di Massimo Mallegni, della quale si era parlato ad inizio anno. D'altra parte la Ceccardi era già stata proposta come candidata della Lega a marzo, poi l'emergenza coronavirus aveva fatto slittare tutto. Adesso su di lei c'è la convergenza dei leader della coalizione di centrodestra, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. 33 anni, Susanna Ceccardi è diventata un volto noto della politica nazionale dopo la sua elezione a sindaco di Cascina nel 2016. Nel 2018 è entrata nello staff di Salvini, allora ministro dell'Interno. L'anno scorso è stata eletta al Parlamento europeo con la Lega ed ha lasciato la carica di primo cittadino a Cascina. L'ufficializzazione della sua candidatura è arrivata alla vigilia del mini tour elettorale toscano di Salvini, che toccherà Lucca, Santa Croce sull'Arno, Vada e Follonica. Parliamo adesso di balneazione, tempi più rapidi per avere i risultati delle analisi, lo spiega ARPAT, che risponde anche alla proposta di divieti preventivi alle fosci della Versilia. Tempi più rapidi, praticamente dimezzati, per conoscere l'esito delle analisi delle acque del mare dai prelievi eseguiti da ARPAT in tema di balneazione. È la stessa Gioia Benedettini, responsabile del servizio di monitoraggio delle acque per l'Agenzia regionale, a spiegare i dettagli della novità dell'estate. Il Ministero della Salute ha autorizzato un metodo di analisi per la ricerca di Escherichia coli che consente già da questa stagione balneare di poter chiudere le analisi in meno di 24 ore dal prelievo rispetto alle 48 ore previste dal metodo precedente. Questa novità ci consente quindi di avere risposte rapide sia per la tutela della salute dei cittadini in caso di fuori norma, ma anche per rendere fruibile un'area temporaneamente chiusa alla balneazione allorquando i risultati delle analisi evidenzino di nuovo il rispetto dei limiti normativi. Dunque arrivano anche buone notizie sulla balneazione, pur in un inizio di stagione già segnato da 3 divieti sulla costa apoversiliese. Nell'ultima puntata di Botta e Risposta su Noi TV, il sindaco di Pietrasanta Giovannetti aveva proposto di introdurre divieti preventivi di balneazione ogni qualvolta si verifichino situazioni di maltempo. Ma è una soluzione attuabile? Le piogge abbondanti di per sé non determinano fenomeni di inquinamento fecale delle acque, ma possono amplificare situazioni critiche già presenti, andando a determinare l'aumento dei carichi inquinanti non depurati veicolati dai corsi d'acqua che sfociano in mare. In tutti quei casi in cui sono note le criticità dei sistemi di depurazione connessi con eventi meteorologici particolari, al fine di rendere attuabile in tempo reale l'istituzione di divieti di balneazione preventivi, i gestori del servizio idrico integrato, quelli dei servizi pubblici e quelli dei consorzi di bonifica, dovrebbero inviare tempestivamente le segnalazioni ai comuni e ai dipartimenti ARPAT competenti per territorio. Questo dovrebbe essere il modus operandi corretto e previsto dalla normativa per prevenire rischi per la salute dei cittadini. Certo è che in tutte le situazioni critiche conosciute da anni serve la volontà e l'impegno da parte di tutti i soggetti interessati per l'attuazione di interventi che risolvano i problemi alla radice e che non fungano soltanto da semplici palliativi.
Veniamo adesso ai numeri del contagio in Toscana. L'ultimo bollettino: in regione si è registrato un solo nuovo caso di coronavirus, mentre sono 4 i decessi dopo 2 giorni consecutivi con il dato fermo a 0. Si tratta di 2 uomini e 2 donne. Uno dei decessi è avvenuto in provincia di Lucca. Per quanto riguarda i ricoveri, in regione sono complessivamente 27, uno in meno rispetto a ieri, di cui 9 in terapia intensiva, dove non si registrano variazioni. Contro il 5G, comitati ambientalisti in piazza, anche a Viareggio, vediamo. Anche a Viareggio, sabato 20 giugno, dalle 17.30 in poi, in piazza Campioni, i comitati ambientalisti hanno condiviso l'invito pervenuto e, come in altre città, hanno dato vita ad un flash mob per dire no alle antenne di nuovissima concezione. Gli ecologisti hanno imbracciato cartelli e megafoni e sabato pomeriggio in piazza Campione a Viareggio hanno ribadito il loro no al 5G. Oggi è una giornata nazionale contro il 5G e il piano Colao. Il 5G tutti sanno ormai che è l'ultima tecnologia della telefonia mobile, è una tecnologia che non è ancora stata testata, per cui la popolazione rischia di diventare cavia inconsapevole. Quindi ci sono dei grossi rischi per la salute pubblica e quindi 31.000 scienziati hanno già detto che il 5G è pericoloso e nuoce fortemente all'uomo e all'ambiente. A Viareggio è lutto per la scomparsa a 94 anni di Lisandra Biagini, personaggio chiave nella storia del quartiere d'Arsena, carattere schietto e aperto, ha gestito per tanti anni un negozio di tendaggi, ma soprattutto è stata parte attiva del gruppo che 50 anni fa inventò il Carneval d'Arsena. Biagini ha svolto anche intensa attività sociale e politica, militante storica del PC, aderì a Rifondazione e quindi ai Comunisti Italiani, eletta in Consiglio Comunale, presidente della circoscrizione d'Arsena, ha militato anche nella Croce Verde come dirigente, ha collaborato a lungo con i preti operai Don Sirio Politi e Don Beppe Socci. Alla famiglia il figlio Brunello Consorti, le condoglianze del rione d'Arsena, della Croce Verde, del mondo politico, a partire dall'amministrazione comunale. Seppe amministrare con competenza e empatia un quartiere all'epoca difficile, la d'Arsena. Con Biagini se ne va una parte importante della storia di Viareggio, è il commento del sindaco Giorgio Del Ghingaro. E Viareggio si candida, o meglio si ricandida, ad ospitare il raduno nazionale degli alpini. Sarà la data spostata in avanti al 2023, dal 12 al 14 di maggio. Sentiamo. Viareggio si candida ad ospitare il raduno nazionale degli alpini del 2023, una candidatura già presentata per il 2022. Con lo slittamento in avanti degli appuntamenti causa Covid-19 si riparte da capo. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro in municipio ha accolto ufficialmente la proposta di ospitare la manifestazione presentata dalle sezioni locali e regionali dell'Associazione Nazionale degli Alpini, alla presenza anche dell'onorevole Umberto Buratti, che da ex alpino sta seguendo l'iter in Parlamento. Una donata oceanica capace di portare in Versilia almeno 300.000 persone da tutta Italia, con un indotto sul territorio calcolato intorno ai 20 milioni di euro. Un assaggio fu vissuto nel settembre 2015, quando Viareggio ospitò la 16ª adunata del 4° raggruppamento. Furono appena 6.000 persone, ma stavolta si tratta di tutto il corpo al completo. Beh, a questo punto è slittato tutto di un anno, quindi la decisione sarà presa nel settembre del 2021. Diciamo il lato positivo che abbiamo più tempo per organizzare il tutto. Io penso che abbiamo le carte in regola, quindi ce la potremmo fare sia come tempi e sia come date, e soprattutto la città di Viareggio, che non ha bisogno di presentazione perché è in regola per tutto. Per noi ha significato molto importante, anche storico, perché la nostra sezione non ha mai avuto un raduno nazionale. Soltanto per la gente, i nostri medaglie d'oro, ci teniamo che venga fatta questa adunata nazionale. Viareggio avrebbe tutte le carte in regola: grandi spazi, viali, strutture alberghiere, una capacità consolidata di accoglienza dei grandi eventi, uno su tutti, il Carnevale. È una cosa alla quale stiamo lavorando, devo dire, da diversi mesi, assieme alle associazioni locali degli alpini, assieme alla Regione Toscana, che abbiamo avvertito e della quale, diciamo così, dalla quale abbiamo ricevuto un assenso. Stiamo provando a portare qui le migliaia e migliaia di persone
che si aggregano, diciamo, agli alpini durante la loro adunata nazionale. Viareggio è la città dell'accoglienza, Viareggio è in grado di poter accogliere tantissime persone e soprattutto è in grado di poter dimostrare al mondo che è la città della pace. Doppio fiocco azzurro in Versilia, nascite per così dire anticipate e assistite telefonicamente dal personale 118 e non soltanto, ve le raccontiamo questi due lieti eventi nel servizio con Roy Lepore. Venerdì 19 un bimbo è nato in casa, sabato addirittura nella sede della Croce Verde, il tutto grazie alla collaborazione preziosa di un'infermiera della centrale operativa del 118 Versilia che si chiama Martina Mutti. Con lei alla cornetta al telefono prima il padre del maschietto Tommaso nato nella casa di Massa, invece sabato sera intorno alle 20:25 una volontaria della Croce Verde di Viareggio. E lì è nato un bambino di origine senegalese, Ababakar, questo è il suo nome. Una esperienza unica e per la prima volta che è capitata all'infermiera del 118 Versilia, coordinato dal dottor Andrea Nicolini. Con lei nella sala operativa anche Sabrina Pieroni e tutti i colleghi del 118 che a distanza sono riusciti ovviamente con il loro prezioso contributo a far nascere questi due bambini. Mamma e bambini stanno ovviamente molto bene. Non è una cosa proprio che si fa tutti i giorni, soprattutto dopo questi mesi impegnativi sul fronte Covid, è stata proprio una bella soddisfazione questi due episodi che sono successi nel giro nemmeno 24 ore, possiamo dire. Il primo caso era un genitore, era proprio il padre che era ad assistere la compagna, invece nel secondo caso c'erano i ragazzi della Croce Verde di Viareggio che sono stati molto bravi comunque a seguire le indicazioni che venivano date dalla centrale operativa. Comunque un buon risultato su un intervento non è mai frutto del singolo che prende la chiamata, ma anche del lavoro di equipe, di chi manda i mezzi e delle colleghe che, ascoltando quello che diceva al telefono, sono riusciti poi a dare indicazioni sanitarie precise. I ragazzi, quindi i colleghi poi infermieri, hanno dovuto veramente dare il meglio di loro stessi sotto anche uno stress particolarmente pesante. La ragazza del 118, la Martina Mutti, mi ha detto di controllare a che punto fosse la dilatazione e, visto che si vedeva già la testa, mi ha detto che praticamente avremmo fatto tutto io e lei per telefono perché il dottore stava arrivando. La direzione della ASL Toscana Nord-Ovest e tutti i colleghi si uniscono al cordoglio dei familiari per la scomparsa prematura dell'assistente tecnico elettricista Andrea Buchignani in servizio all'unità operativa manutenzioni dell'ospedale Versilia. Buchignani si è spento all'età di appena 52 anni dopo una lunga malattia. I colleghi lo ricordano per la sua umanità e professionalità. I funerali saranno martedì 23 giugno alle 17 nella chiesa di San Giuseppe a Torre del Lago. Forte dei Marmi ha salutato l'arrivo dell'estate, il solstizio, con un primo evento musicale. Le quattro stagioni di Vivaldi sono state scelte per celebrare questa occasione con la straordinaria partecipazione della violinista russa Xenia Milas. È stato in Piazza Dante domenica sera, organizzato dall'Assessorato della Cultura e Turismo con il Comitato Villa Bertelli, concerto eseguito dall'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo. E la partecipazione, vi dicevo, del violino di Xenia Milas, artista russa, riconosciuta come una violinista dalle straordinarie capacità, carismatica, virtuosa, debutto come solista all'età di soli 8 anni con l'Orchestra Filarmonica Statale di San Pietroburgo, a 9 vince il primo premio assoluto al concorso internazionale in Grecia. È potuto svolgersi l'evento con le dovute distanze e accortezze, un primo segnale di ripartenza attraverso la musica e per celebrare in questo modo dunque l'arrivo dell'estate. E qua vediamo le immagini per le quali ringraziamo Luciano Bianco. Facciamo una pausa adesso, pochi istanti, tra poco di nuovo insieme le notizie da Lucca e dal resto della provincia. Di nuovo insieme, ben ritrovati, la cronaca a Lucca. In primo piano l'imminente ormai demolizione dell'ex Mercatone 1 di Sant'Anna. Sentiamo. Partirà a breve la demolizione dell'edificio dell'ex Mercatone 1 lungo la via Sarzanese nel quartiere di Sant'Anna. La Globo, nuova proprietaria,
non ha infatti ritenuto il grande immobile consono per la realizzazione del punto vendita lucchese ed ha quindi avviato l'iter per ottenere le autorizzazioni comunali per la costruzione di un nuovo edificio. Un intervento che cambierà radicalmente l'aspetto di questa zona del quartiere, andando ad eliminare il vecchio scatolone giallo che prima della catena Imolese aveva ospitato le Lieberti e figli. Ma alla vicenda del Mercatone 1 di Lucca sono ancora legati numerosi lavoratori, perché mentre il punto vendita di Altopascio, sotto la nuova gestione, ha ripreso l'attività in tempi brevi, quello lucchese non ha ancora mai riaperto, con i circa 40 dipendenti ancora in cassa integrazione straordinaria legata proprio alla ristrutturazione dell'immobile commerciale. Una lunga battaglia, quella portata avanti da lavoratori e sindacati, che ha visto anche il comune di Lucca impegnato in prima persona. Abbiamo seguito con attenzione questa vicenda perché una serie di lavoratori, attraverso un accordo sindacale fatto nel contesto di tutta l'operazione Mercatone 1 Globo, è stata fatta in regione, una parte dei lavoratori hanno trovato un accordo economico, altri stanno utilizzando degli ammortizzatori sociali, che però, mentre quelli di Altopascio sono stati ricollocati immediatamente perché l'edificio si prestava, quelli di Lucca sono in attesa di essere ricollocati su questa struttura una volta che sarà terminata. Noi abbiamo fatto pressioni verso la proprietà perché questo avvenga nel più breve tempi possibili. I lavori finalmente stanno partendo e quindi anche la visione del ritorno al lavoro da parte dei lavoratori è sempre più vicina, insomma. Spostiamoci a Capannori adesso, lavori in corso a Lammari per il rifacimento del piazzale della scuola. Sentiamo. Sono iniziati i lavori per la sistemazione delle due aree esterne d'ingresso alla scuola primaria di Lammari. L'intervento, che riguarderà sia l'ingresso principale di via Montale che quello posteriore di via Lombarda, è finalizzato a migliorare il sistema di deflusso delle acque piovane, attualmente non efficiente ed in grado di smaltire la pioggia, con il conseguente formarsi di allagamenti. In entrambe le aree saranno realizzate tubature con pozzetti e griglie di raccolta e smaltimento delle acque e sarà regolarizzato il terreno per renderlo privo di avvallamenti e quindi praticabile in sicurezza. Saranno inoltre revisionati tutti gli scarichi dei discendenti. Si tratta di un intervento importante e atteso che va a risolvere le problematiche relative al cattivo deflusso delle acque, hanno spiegato l'assessore all'edilizia scolastica Francesco Cecchetti e il consigliere comunale Guido Angelini. I lavori consentiranno di eliminare possibili allagamenti, permettendo così a studenti e personale scolastico di accedere all'istituto senza disagi e in sicurezza. Le opere dovrebbero concludersi entro questa settimana. A Lucca riapre il polo fieristico all'inizio del mese, all'inizio di luglio. Il primo appuntamento in cartellone sarà il Salone dell'Edilizia. Sentiamo. Lucca riparte dal Salone dell'Edilizia. La manifestazione, che avrebbe dovuto svolgersi all'inizio di marzo, è stata riprogrammata dal 3 al 5 luglio, sempre nella location del polo fiere di Sorbano, e sarà la prima rassegna a svolgersi a Lucca nella fase 2. Si tratterà di una vetrina delle soluzioni più innovative, tecnologiche e di design per il mondo delle costruzioni, dell'architettura e della casa. Saranno presenti quasi 100 aziende e sono in programma incontri e workshop. Ingresso e parcheggio saranno gratuiti e per meglio raggiungere la manifestazione è stato organizzato un servizio navetta gratuito che collega il polo fieristico con il centro storico. Questa prima fiera che riapre il polo lucchese dopo il lockdown è un bel segnale, commenta Valentina Mercanti, assessore comunale alle attività produttive. È il simbolo di una ripartenza anche economica del territorio, a dimostrazione che c'è fermento e tanta voglia di tornare ad operare per un rilancio del settore. Sarà un weekend dove i visitatori potranno scoprire soluzioni su misura nel campo dell'arredamento, conoscere le ultime tendenze, cogliere spunti, incontrare professionisti della progettazione e della ristrutturazione. La manifestazione è organizzata da Expo Service con il patrocinio in particolare del Comune di Lucca, delle principali istituzioni economiche provinciali, gli ordini professionali e con Lucca Crea come event partner. Ci fermiamo per una pausa, tra poco di nuovo insieme, la terza parte con gli eventuali aggiornamenti.
Di nuovo insieme, ben ritrovati, non ci sono aggiornamenti di cronaca, è il momento del consueto spazio degli auguri. Questa sera partiamo con gli auguri di buon compleanno a Emiliano Torre, portiere del CGC Viareggio, auguri da parte dei familiari, degli amici e degli sportivi bianconeri. E ancora a proposito di sport e di auguri, auguri a Massimiliano Maddaloni, allenatore di calcio in Cina, tra i soci del Marco Polo Sports Center, da amici e parenti rivolgono a lui gli auguri, ovviamente tutti gli sportivi, e qua lo vediamo appunto nella foto con il collega di Mille Imprese insieme, Marcello Lippi. È tutto davvero per questa edizione, io vi ringrazio dell'attenzione e auguro a tutti voi una buona serata.